Allora, ragazzi, si ritorna nuovamente a parlare di dispositivi, sì, perché in questi giorni mi è arrivata un'altra coppia di dispositivi, ovvero una versione aggiornata di quella lì che ho utilizzato fino a qualche settimana fa. E sì, si parla di dispositivi audio, nello specifico microfoni, ragazzi. E sì, perché Moman, infatti, colgo l'occasione per ringraziarla per avermi mandato quest'altra unità di prova e difatti la sto anche utilizzando, anche se non si nota, potrebbe sembrare la stessa, ma non è così. Mi ha mandato la versione aggiornata al microfono, se vi ricordate, C1X, quella coppia di microfoni di cui io ho registrato fino a qualche settimana fa l'audio dei video. E devo dire, è veramente buona, ma mi ha mandato la versione, ragazzi, C2X, questa coppia di microfoni. Diciamo che praticamente rimane quasi la stessa, se non per qualche dettaglio, ma vi sto dicendo già troppo. Facciamo partire la sigla e noi ci vediamo subito dopo. Sigla! Allora, ragazzi, sì, come stavo dicendo, allora, io non vi ho portato neanche l'unboxing perché l'unboxing poteva quasi essere speculare rispetto all'unboxing precedente del C1X. Infatti ve lo lascio qua in alto a destra nelle schede e alla fine di questo video e vi lascerò anche la recensione del C1X così potete mettere a confronto sia uno e sia l'altro. Intanto vi avviso che lo sto già utilizzando, forse ve l'ho detto anche nella intro, ma lo sto già utilizzando, quindi potete anche ascoltare la qualità audio registrata da questa coppia di microfoni, o perlomeno questo microfono al momento. Allora, partiamo subito da quella che è la confezione, rimane praticamente identica rispetto alla versione precedente. Abbiamo la solita custodia di trasporto antiurto che li va a proteggere quando li trasportiamo, ma anche da cadute accidentali. E poi gli accessori, ragazzi, è inutile che mi dilungo più di tanto perché abbiamo gli stessi che troviamo nella versione C1X. Abbiamo i due microfoni lavalier cablati. Abbiamo le clip, abbiamo i filtri pop, abbiamo i due connettori per poterli collegare a loro volta o ad una fotocamera o ad uno smartphone, ragazzi, e poi all'interno troviamo la coppia di microfoni. Quindi gli accessori rimangono praticamente identici. Nulla di più, nulla di meno. Identici. Arrivando a parlare di questa versione aggiornata, ovvero la C2X di questo microfono di Moman, anche per il fattore estetico, ragazzi, rimangono invariati, difatti esteticamente la forma è uguale, troviamo la stessa predisposizione dei pulsanti, accensione, spegnimento, volume, troviamo anche la stessa predisposizione dei connettori e fortunatamente mantiene anche il connettore USB-C per la ricarica. E qui devo dire che un punto a favore perché avendo la ricarica USB-C, beh, posso prendere un cavetto o un altro e lo posso caricare. Che poi, tra l'altro, ragazzi, troviamo anche il solito cavetto triplo USB-C per poter caricare tutti e tre i dispositivi insieme. Quindi, fattore estetico uguale, predisposizione pulsanti e connettori uguali. Cosa cambia? Allora, vi ricordate il modello C1X? Nel momento in cui lo accendevi, ci stava un unico LED di stato sia sul ricevitore sia sul microfono che andava ad indicare lo stato di accensione, lo stato della batteria e lo stato di connessione tra uno e l'altro. Qui, ragazzi, sulla versione C2X di questo microfono troviamo un display. Sì, perché un display che finalmente possiamo monitorare tutto quello che succede in tempo reale. Abbiamo un display che possiamo vedere se sono accesi e collegati entrambi i microfoni oppure uno solo. Possiamo andare a vedere lo stato di connessione, possiamo vedere qual è il microfono primario, qual è il microfono secondario, anche se nulla cambia. Possiamo andare a regolare il gain del microfono o dei microfoni, quindi praticamente ad alzare o abbassare il volume dei due microfoni. Possiamo vedere se abbiamo attivato la modalità stereo o la modalità mono, che è quella che utilizzo io attualmente. E poi su tutti e tre i dispositivi, sia i due microfoni e sia sul ricevitore, finalmente si può vedere anche lo stato della batteria. Sì, perché quell'icona lì, ragazzi, per me è top, perché avere l'icona che indica
La batteria residua, lo stato della batteria è sempre un plus aggiunto a dei dispositivi così. Quindi devo dire che avere un display dove si può monitorare tutto in modalità live mentre si fanno le proprie riprese video audio oppure solamente audio, ragazzi, è qualcosa di eccezionale, così non vi perdete neanche come si può dire se sta succedendo qualcosa di strano oppure no. Quindi display per me a top, ragazzi, veramente a top. Per quanto riguarda la batteria, beh, Moman dichiara le solite 6 ore di autonomia continuata. Non li ho utilizzati in registrazione per 6 ore continuate, ma al massimo continuo avrò fatto 1-2 ore quando avrò registrato i miei video, però comunque non lo so. Se voi lo avete provato per più di 6 ore e avete constatato che la batteria arriva fino a 6 ore continue, ok, fatemelo sapere nei commenti, ma io devo dire 1 massimo 2 ore e non mi sono mai lamentato, mi sono sempre trovato bene, nessun problema, non si è mai spento improvvisamente. Quindi devo dire che da quando lo utilizzo si è comportato veramente bene, ma anche la qualità audio, e la qualità audio rimane la medesima. E forse, non so, forse sarà il mio orecchio un po' troppo sensibile, ma io personalmente ho notato, non so se notate anche voi da questa registrazione, una leggera qualità, ma proprio leggerissima qualità in più rispetto alla versione C1X. Però fatto sta che comunque sia uno e sia l'altro sulla qualità audio io non ci metto bocca, anche perché non sono un esperto di microfoni, non sono un audiofilo esperto, però quel po' lo riesco a percepire. Siamo arrivati alla fine di questo video, ragazzi, adesso volete sapere sicuramente il prezzo. Allora, il prezzo varia tra i 170 e i 180 euro, ok? Però se trovate proprio il momento esatto là dove Moman sulla propria pagina mette lo sconto, anche lo sconto può variare dal 5 al 10%. Quindi in fase d'acquisto potete flaggare la casella dello sconto che poi verrà applicato alla fine e potete risparmiare magari quei 10-20 euro e portarvi a casa un microfono così. Quindi ragazzi, se anche voi avete questo microfono o perlomeno qualcuno ce l'ha, mi faccia sapere qua in basso nei commenti come si sta trovando, come l'audio. Ditemi anche come si sente l'audio di questo nuovo microfono, di questo C2X, perché ragazzi voglio sapere un vostro parere. Vi dico, io di questo microfono quasi neanche l'editing gli vado a fare, lo rimango così pulito come esce direttamente dal microfono, perché io lo ritengo un audio valido, di qualità, e quindi dico perché editarlo, lasciamolo così che già va bene così per fatti suoi. Quindi ditemi qua in basso nei commenti cosa ne pensate di questo microfono, come si sente, e niente, ditemi la vostra. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non lo avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi fate un grandissimo favore, mi date un grandissimo aiuto, per voi gratis, per me è un grande supporto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video con i vostri amici, con chiunque, in modo da aiutarmi ulteriormente con la visibilità. Dopo averli condivisi, mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda l'animazione qua in basso, ma tutti i link di riferimento li trovate qua in basso in descrizione, e anche qui in basso in descrizione trovate il link di questo microfono C2X di Moman. E niente ragazzi, io ho finito questo video, vi ho portato questi piccoli particolari che mi sono piaciuti di questo microfono, e nulla, noi ci vediamo qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!